Buonasera, oltre a quanto detto, ho solo aggiungo una cosa, mi sono scaricata oggi in Foria C, Milano Mobilità, le motivazioni della Foria C Milano, vivibilità inter. Obiettivi, ridurre traffico e inquinamento nella zona centro di Castiglione, favorire il trasporto pubblico, migliorare complessivamente la vivibilità, riducendo gli incidenti, la sosta e selvaggio e le varie forme di inquinamento. Benissimo. Con questo progetto Formula Park diventerà un inferno, già alla problematica della viabilità di Piazza Colonna. Certo che ci sono i tram, ci sono gli autobus, il solo migliorare le tempistiche dei semafori non basta assolutamente. Noi cittadini che abitiamo ci troviamo oltre al danno di una zona che diventerà invivibile, la beffa di dover pagare l'area C per avere esattamente l'opposto di quello per cui è stata fatta l'area C. Lo sentiamo. È un attimo di pazienza. No, è assolutamente. Per quanto si diceva, le modifiche, l'evoluzione degli studi di Amat, l'approccio alla, a un intervento viabilistico è un approccio, come dicevo, iterativo, ovvero i primi studi che sono stati fatti da Amat avevano delle condizioni delle semaforizzazioni piuttosto che della geometria delle strade come quella odierna, sono serviti per fare modifiche e nel tempo le modifiche hanno portato a dare risposte diverse ai modelli che hanno fatto. Scusate, faccio una precisazione, io sono un direttore del comune, Amat è qui rappresentata, io sono del comune. Amat c'è l'architetto Semino che è un direttore di Amat e l'ingegnere Abrigliano che è un collaboratore di Amat. Dicevo, quindi questo è il motivo per cui lo studio di Amat che è stato fatto, se non ricordo male, in gennaio era una delle prime valutazioni con un'area che con scenari di aree diverse e senza ancora gli interventi di mitigazione che poi nel tempo sono stati messi a punto. In particolare, come dicevo prima, il fatto che ci siano delle attestazioni alle intersezioni, in particolare Cairo, dove si è individuato la necessità e quindi dovrà essere poi effettivamente realizzata e tenuta vita e condivido quello che è stato detto anche rispetto al fatto che è necessario, ma credo non solo in Castello ma in generale in città, che ci sia il rispetto delle regole, che le regole vengano anche fatte rispettare con la presenza anche della polizia locale, però dicevo, questo è il risultato della, diciamo, di questa dichiarazione rispetto agli interventi e eventuali ulteriori adeguamenti. Per quanto riguarda la precisazione che qualcuno è stata fatta sulla questione interciclabile e regionale, io ho detto due cose diverse nell'intervento. Piazza Castello è un'area pedonale che dà continuità alle aree pedonali, poi ho parlato invece di un intervento che si chiama pista ciclabile Duomo Sempione, che è un intervento che attualmente è stato appaltato ma fa parte di un piano delle opere di diversi anni fa, quindi è un'attività che oggi vede la realizzazione, ma è partita, se non ricordo male, nel 2008 come progetto dentro il piano delle opere, che interferisce e si diciamo, integra con anche la pedonale di Piazza Castello. Confermo che nel piano generale del traffico urbano
approvato dal Comune di Milano, redatto con la collaborazione di AMAT, era inserita l'ipotesi di zona a traffico limitato, comunque a pedonalità privilegiata, di via Mercato, come è stato citato da uno dei cittadini. E non è un intervento che è stato assolutamente accantonato, tant'è che una delle richieste che l'amministrazione ci ha fatto per approfondire il tema di quest'area della città è proprio quello di studiare anche tutto il contorno che c'è a Pietromanezza Castello per verificare quali sono anche le ulteriori condizioni di miglioramento della circolazione pedonale, ciclabile e dei mezzi pubblici in quell'area. Le rilevazioni di AMAT, lo può confermare, le rilevazioni di AMAT sono state fatte nel mese di novembre su più giornate continuative e con l'ausilio di strumenti elettronici, ovvero con telecamere. Quindi i conteggi che sono stati fatti da AMAT sono conteggi che hanno un filmato dietro, quindi sono conteggi fatti con le tecniche che abitualmente usano nelle rilevazioni. L'altra precisazione che volevo fare rispetto a uno degli interventi, quando noi abbiamo indicato la modifica, cioè gli itinerari alternativi, ovviamente si intendevano non gli itinerari alternativi di chi origina nell'ambito dove si fa l'intervento, ma di chi transita. Quindi quello che era stato indicato lì come percorso, ipotesi di percorso alternativo su Canova Mercederil, era per le provenienze da bastioni di Porta Volta o da Montello e area a nord, dalla zona di Porta Venezia, non da dal centro, necessariamente a da circolare in quelle aree, e quindi saranno quelli i veicoli che tendenzialmente gli studi portano dietro. Sì.